Allora, buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti a Villa Giulia. Oggi è l'equinozio di primavera, una bella data. Abbiamo due appuntamenti importanti nel giro di pochi giorni, questo è il primo. È un momento significativo perché in qualche modo possiamo dire che si chiude un cerchio. Quando si organizza una mostra internazionale, quindi a livello maggiore di complessità, e si pubblica anche il catalogo e il percorso può dirsi concluso in maniera virtuosa. Quindi presentiamo oggi il catalogo, la versione romana del catalogo della mostra di Ferrara, riveduto, aggiornato, quindi alla luce di questa esposizione a Villa Giulia, che sta andando anche molto, molto bene, di questo ne siamo molto, molto felici. E oggetto della mostra è la città etrusca di Spina, già il titolo è programmatico rispetto alla mostra di 30 più anni fa, no? Dove c'era la parola invece tra greci ed etruschi. Quindi a livello programmatico è già lo slittamento semantico molto importante. Sono presenti, oltre che il nostro graditissimo relatore, che tra poco andrò a presentare, il nostro curatore Valentino Nizzo, sono molto felice di vederlo, e in contumacia anche i professori Govi e Sassatelli, che non hanno potuto partecipare in presenza, però ci hanno mandato un breve video registrato che tra poco proietteremo. Quindi la scaletta è questa: dopo la mia brevissima presentazione, saranno proiettati video in cui parlano i professori, il professor Sassatelli e la professoressa Govi. Poi abbiamo la presentazione vera e propria affidata al professor Luca Cerchiai. Poi un altro breve video della professoressa Michetti, che spiegherà anche in maniera più dettagliata quali sono, insieme a Valentino, le novità della mostra, e poi concluderà, dulcis in fundo, Valentino con delle considerazioni conclusive. E la presentazione quindi è affidata al nostro professor Cerchiai. Io da parte mia mi sentirei di dire questo, che questa mostra è molto ambiziosa perché è una mostra monografica su una città, come ce ne sono anche in questi giorni, inaugurata una mostra a Vulci, qualche anno fa c'è stata una grande mostra su Cerveteri, alcuni anni fa anche la mostra su Vetulonia, Pontecagnano, anche lì mi sembra che l'editore fosse il nostro Ara Edizioni. Abbiamo qui l'editore. Sono mostre difficili perché dare anche una rappresentazione organica di cosa è stata una città antica e soprattutto di dare contezza di quelli che sono i progressi negli studi non è facilissimo, dipende anche molto dall'impostazione, da quella che si direbbe anche la poetica dei curatori. Qui abbiamo dei curatori di primissimo livello. Dal punto di vista io non sono proprio un osservatore esterno perché sono nel comitato scientifico della mostra, però la prima cosa che ricordo di aver pensato quando mi è stata fatta la proposta di entrare nel comitato scientifico era come ci si sarebbe rapportati con la mostra precedente, l'edizione precedente, che comunque rappresenta un punto di paragone. Immagino che ne parlerà il professor Cerchiai, quindi su questo non mi voglio soffermare, però ricordo molto bene perché quello fu nel dibattito un momento importante, tanto è vero che fu associato poi alla mostra anche un importante convegno, se non ricordo male. Quindi ci fu proprio una coda lunga, quindi cominciò un dibattito tra gli addetti ai lavori che è poi continuato per un pochino di tempo. Poi c'è stato un altro importante passaggio che è un'iniziativa editoriale collettiva, che è poco citata, però c'è un'importante pubblicazione del 2003, sempre sulla città di Spina, ed è interessante vedere come c'è stato un ricambio poi negli autori. Qui i sopravvissuti,
in senso positivo, quelli che hanno garantito poi un po' di continuità sono stati sostanzialmente Paola De Santis e il professor Sassatelli. Per quanto riguarda il resto c'è stato un totale turnover e poi ci sono tante novità, come sentiremo dal professor Cerchiai. Quindi è importante vedere spiegato in questa mostra che cosa è cambiato in questi decenni, e sarà inevitabile anche fare i paragoni, come quando si fa una mostra sulla Roma dei Tarquini si andrà con la memoria alla mostra che aveva fatto Cristofani, la Roma medio repubblicana. Sì, sono per l'archeologia sono tanti gli anni che sono trascorsi e quindi questa è una mostra importante. È una mostra di dossier molto ampia, su cui ci sono, come sentiremo, tantissime novità. Il professor Cerchiai, ho fortemente voluto che fosse lui il presentatore per quattro motivi. Il primo è perché, secondo me, serve terzietà in questi casi, serve che l'osservatore sia estraneo al progetto scientifico, che possa avere anche quella distanza dal progetto per raccontarci come è il punto di vista di, in questo caso, una persona molto qualificata. Il secondo motivo per cui è qui Luca Cerchiai è l'angolo di osservazione che può portare lui può parlare di tutto, Luca Cerchiai, però essendo uno specialista della frontiera, di queste etruscità, diciamo con molte virgolette, periferiche, ma solo per dire che rispetto alla geografia non è l'Etruria propria, con una conoscenza molto specifica proprio delle problematiche di interazione culturale, e a questo secondo me è un valore aggiunto anche della sua presenza. Il terzo motivo è ancora più specifico, che il professor Cerchiai ha approfondito nei suoi studi molto il problema dell'interazione tra cultura greca, e qui vedremo che c'entra moltissimo la cultura greca e il mondo etrusco, e da molti punti di vista. Uno dei tanti è quello, l'approccio della ceramica, e quindi per le iconografie Spina non è un posto qualunque, come sappiamo, nel panorama dell'Etruria antica. E il quarto motivo, anche questo sostanziale, è che ha una competenza specifica anche in tutte le problematiche che riguardano la cultura materiale. Quindi, secondo me, la persona più adatta per presentare questa opera. Professor Cerchiai, lo ricordo per chi non lo sapesse, è professore ordinario all'Università degli Studi di Salerno. Ha un curriculum che non si può riassumere, veramente troppo ricco, è membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi Italici, ma ha avuto un passaggio importante in soprintendenza, dove si è occupato, tra le altre cose, di Ponte Cagnano. Una carriera costellata di successi e di pubblicazioni importanti e di tante iniziative, tra cui anche le organizzazioni di mostre. Dimostre che Luca ha organizzato, convegni e tante cose. Quindi sono felicissimo che abbia accolto il nostro invito. E io chiudo con questo la mia introduzione. Ricordo quindi che seguiremo adesso in sequenza prima il video di Sassatelli e Govi, poi lasciamo la scena al professor Cerchiai, poi un altro breve video della professoressa Michetti e poi la parola a Valentino Nizio. Vorrei ringraziare in ultimo tutto lo staff di Villa Giulia, che ha fatto un grandissimo lavoro per questa mostra, perché della mostra si vede soltanto la parte conclusiva, ma è davvero la mostra, è il momento in cui lavorano tutti gli uffici di un istituto. Quindi c'è l'ufficio mostra, l'ufficio contratti, l'ufficio, è stato fatto un lavoro eccezionale che tutti potete apprezzare. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, sono molto dispiaciuto di non poter essere presente a questa presentazione del catalogo. Sia io che Elisabetta Govi siamo impegnati qui a Bologna in altre cose.
Mi dispiace perché avrei voluto esserci, perché Spina Etrusca, un grande porto nel Mediterraneo, è stata una bella occasione di riflessione e nella sua edizione romana ci sono degli ulteriori arricchimenti. Ringrazio Vincenzo Belelli e anche Luca Cerchiai di avermi dato questa possibilità di un piccolo saluto iniziale a questa presentazione e anche occasione per fare qualche piccolissima riflessione come presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi, che non può che vedere con grande favore questo tipo di iniziativa. Elisabetta entrerà più nel dettaglio del catalogo e dei problemi che affronta in introduzione, prima della presentazione di Luca. Farò una piccolissima riflessione generale. Il centenario degli scavi di Spina è stata un'occasione importante per fare questa mostra nelle due edizioni di Ferrara e di Roma per un aggiornamento su questa città, un aggiornamento che riguarda gli scavi e che riguarda soprattutto le ricerche. Le ricerche di questi ultimi decenni sono state molto intense, in particolare legate all'Università di Bologna, ma anche ad altre università, e l'attenzione si è rivolta a questo centro, inteso appunto come un grande porto del Mediterraneo. Direi che il tratto che unisce un po' questa grande varietà di ricerche è proprio quella della spina Porto del Mediterraneo in abbinamento con Pirgi, alla quale è stato dedicato un ampio spazio nella mostra, che sono le due città che stanno sui due mari, che sono i due mari degli Etruschi, come sappiamo bene, secondo la tradizione storica, il mare Tirreno e il mare Adriatico, che abbiamo sempre detto dà il nome agli Etruschi perché secondo Livio Adria è una città etrusca. Abbiamo sempre detto, ma forse qui Livio forse non è così preciso, in realtà Adria è una città etrusca ed emerge anche da questo catalogo. E questo livello dei due mari emerge poi con i due tesori di Spina, le due uniche città che avevano un tesoro a Delfi sono appunto Spina e Pirgi e Cerveteri. Da questo nasce una unità degli Etruschi nei loro comportamenti, diciamo, internazionali, nei rapporti con il Mediterraneo e anche una unità, nei loro comportamenti interni, nell'abitato e nel rituale funerario. Sono moltissime le analogie che si possono, le analogie e anche le differenze che si possono istituire tra quello che accade a Spina e quello che accade in altre città dell'Etruria, in particolare a Cerveteri, visto questo legame con Pirgi, e quindi in sostanza che la mostra da Ferrara abbia fatto un passo, abbia fatto una sosta anche a Villa Giulia, che in queste due sedi espositive sono anche occasioni di due cataloghi, uno dei quali viene presentato oggi, è proprio un epilogo naturale di questa iniziativa. In qualche modo è un epilogo che sancisce anche a livello espositivo il legame tra queste due città, Spina e Cerveteri e Pirgi, tra questi due mari, Adriatico e Tirreno, in un'ottica appunto storica che è un'ottica storica che ci fa vedere questa unità degli Etruschi nei loro comportamenti, nel loro modo di vivere, nelle loro ideologie. E credo che Luca sarà molto, diciamo, molto più bravo di me nel sottolineare questi aspetti e soprattutto sono molto contento che possa essere lui a presentare questo catalogo, che per noi è una bella occasione per aggiornare la comunità scientifica, è stata una bella occasione per aggiornare la comunità scientifica e anche un po', diciamo, i cittadini colti, anche perché, diciamo, queste ricerche, queste novità fino ad ora erano sconosciute. Vi ringrazio, lascio adesso la parola a Elisabetta che ha il compito di coordinare, ha avuto il compito di coordinare molte di queste ricerche che poi hanno trovato nella mostra un luogo espositivo e di presentazione molto efficace, almeno spero. Grazie di questa occasione e buona
buon lavoro a tutti, buon ascolto di Luca Cerchiai, che saluto assieme al direttore di Villa Giulia, Vincenzo Belelli, ringraziandoli ancora di questa opportunità. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Mi dispiace non essere presente e ringrazio il direttore del Museo di Villa Giulia, Vincenzo Belelli, per avermi dato l'opportunità di registrare questo brevissimo saluto. La presentazione del catalogo della mostra, su Spina Etrusca, rappresenta la tappa finale di un percorso iniziato molto tempo fa. Nel 2021, quando si avviarono i lavori per organizzare il centenario della scoperta, la celebrazione del centenario della scoperta di Spina. Da allora si sono susseguite tantissime attività e iniziative. Ben tre mostre, a Comacchio, a Ferrara e ora a Roma. Si sono realizzati documentari televisivi e tantissime, conferenze per il grande pubblico. E si possono apprezzare tutte le attività nel sito che il Ministero della Cultura ha predisposto proprio per la celebrazione del centenario, Spina 100. Questa è stata un'esperienza davvero straordinaria per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di partecipare, di dare un contributo. E questa mostra, il catalogo e tutte le iniziative sono il frutto di un lavoro corale che ha visto lavorare insieme diverse università, il Ministero della Cultura negli enti territoriali, musei, prestatori, i più grandi musei con collezioni etrusche hanno partecipato a questo progetto. È dunque un progetto ambizioso di cui dobbiamo essere grati al Ministero della Cultura e nella persona di Massimo Osanna, che ha creduto in questo progetto, lo ha sostenuto, e tutto il personale del Ministero della Cultura che è stato coinvolto. Le università per parte loro hanno dato un contributo portando alla conoscenza i dati più recenti della ricerca. Credo che l'aspetto più interessante del catalogo sia proprio avere tentato di restituire al grande pubblico, sebbene in una forma di sintesi e divulgativa, un quadro completo, integrato della città di Spina, che è studiata nel suo contesto e in una scalarità dimensionale che va dal sito di Spina, quindi la città ricostruita nel suo paesaggio, l'ambiente nel quale fu fondata, analizzata nelle varie dimensioni, nei vari contesti, da quello necropolare a quello abitativo, per quel che è possibile conoscere. E nel tentativo di ricostruire la società che ha reso questa città porto grande di fatto e pienamente inserita nei traffici del Mediterraneo. Dalla dimensione del sito abbiamo poi voluto passare ad una dimensione territoriale più ampia, che è quella del Medio e Alto Adriatico, richiamando in un dialogo anche i centri di Numana, posta a sud, e Adria, posta a nord. Quindi uno sguardo a quel mare, al mare Adriatico, che è protagonista della storia di questa città. E poi ad una scala ancora più grande il confronto, il parallelismo che questa città etrusca può istituire con il centro che fu gemellato anche dalle fonti antiche, cioè di Cerveteri, la città di Cerveteri e il suo porto. Quindi una dimensione che è appunto dell'intera Etruria. E tutto questo per offrire appunto uno sguardo allargato e il più possibile aggiornato. L'Università di Bologna è impegnata da molti anni nello studio di questa città etrusca della Etruria padana e abbiamo ereditato una tradizione di studi ormai direi secolare, studi
sul paesaggio del Tizio e sulla città stessa. Da diversi anni siamo impegnati nello studio della necropoli di Valle Trebba e questa è una sfida davvero alta perché il complesso, oltre ad essere molto esteso, sono più di 1200 tombe. È piuttosto difficile da ricostruire. Abbiamo proceduto quindi tentando di ricostruire il paesaggio nel quale la necropoli fu realizzata e poi lo studio di ogni singola sepoltura. È un lavoro quindi che si prolungherà nel tempo. E più di recente abbiamo sviluppato un progetto che ci vede impegnati anche nell'area dell'abitato. Infatti, le finalità di questo progetto, che si chiama EOS, Etruscans on the Sea, sono quelle di approfondire la conoscenza dei limiti, dei confini di questa città fondata e dopo aver sviluppato alcune metodologie diagnostiche che precedono lo scavo vero e proprio e che hanno trasformato Spina in un laboratorio all'aperto e di carattere internazionale. Da qualche tempo abbiamo avviato lo scavo vero e proprio in corrispondenza di uno dei limiti della città, quindi in corrispondenza di un terrapieno e di un fossato che appunto costituiva il confine del settore abitativo. Si tratta di un lavoro, anche questo, che è destinato a durare nel tempo, ma già dopo un biennio di scavo i risultati si vedono. E devo dire che anche questo aspetto, cioè lo scavo nell'abitato di Spina, è particolarmente complesso da affrontare, non fosse altro per la difficoltà di ricostruire un contesto nel paesaggio del Tizio, che è uno degli ecosistemi più complessi al mondo. Partecipare a queste attività, quindi alle molteplici attività del centenario della scoperta di Spina, ci ha dato un'occasione davvero preziosa di riflessione, di confronto ed è stato quindi una opportunità di arricchirci. Non solo i docenti e i ricercatori coinvolti nel progetto, ma anche i numerosi giovani che abbiamo coinvolto nell'allestimento, nella preparazione della mostra e che hanno anche scritto schede all'interno del catalogo. Un piccolo esercito di collaboratori ai quali va il nostro ringraziamento perché ci hanno davvero aiutato in questa attività e per loro è stata l'occasione davvero preziosa per maturare un'esperienza molto formativa. Io spero che il catalogo possa costituire un utile strumento di conoscenza di questa città, un catalogo che nella versione romana è anche arricchito di saggi e di schede di materiali che nella mostra di Villa Giulia sono stati selezionati come confronto per quelli spinetici, in un bel dialogo appunto tra materiali. Spero che questo catalogo possa essere anche utile per lo studio di questo straordinario contesto unico e molto difficile appunto da studiare, un contesto che richiede quindi ancora molto impegno, molto lavoro che ci sentiamo appunto di garantire per il proseguo. Mi fermo qui perché non voglio sottrarre tempo alla presentazione del volume da parte di Luca Cerchiai e mi dispiace davvero tantissimo non poterlo ascoltare perché sono sicura che la sua presentazione sarà ricca di spunti molto, molto interessanti. Vi ringrazio e vi auguro buona prosecuzione. Buon pomeriggio. Intanto buon pomeriggio a tutti, come ha giustamente detto, correggendo il professore Sassatelli, la professoressa Govi, non so se avete apprezzato il primo, ma buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie per avermi invitato, sono molto contento, sono onorato di essere stato invitato da Vincenzo Bellelli, perché è una bella occasione, perché è una bella mostra ed è un bel catalogo. E mi fa piacere
presentarlo nei limiti in cui io posso presentarlo e poi discutere un pochino con voi su alcuni punti, no, che vengono a leggere questo volume impegnativo. Sono più di 500 pagine di testo, una serie di sezioni molto ricche. Sì. Come sapete tutti, la cosa più difficile in una presentazione è cominciare, c'è proprio, no, il terrore della parola bianca. Allora forse bisogna essere semplici. Direi che per presentare questo catalogo si deve cominciare col dire la verità, che è un bel catalogo di una bella mostra. Così diciamo che abbiamo sostanzialmente siamo andati al cuore della questione. Però ci dobbiamo chiedere perché è un bel catalogo di una bella mostra. E questo ce l'hanno già detto Vincenzo, Beppe Sassatelli e Elisabetta. Perché catalogo e mostra sono il risultato di una tradizione consolidata di ricerca. Io sento un po' di rimbombo, non so se voi lo sentite, quindi forse mi devo allontanare un po' col microfono, no? Non so se a voi dà fastidio, non... No, se no possiamo anche fare senza. No. Senza, no? Così va bene? Va bene. Perché un bel catalogo in una bella mostra? Perché dietro c'è una consolidata tradizione di ricerca. Questo è uno dei punti un pochino nodali che ci dobbiamo dire. L'archeologia non si improvvisa. L'archeologia ha bisogno di tempi lunghi, come qualunque tipo di operazione scientifica, e non è un instant work, non lo è. E questa consolidata tradizione di ricerca, lo diceva Vincenzo, si è sviluppata nel tempo, lasciando stare la fase eroica degli scavi degli anni 30, degli anni 50. Giustamente Vincenzo ricordava la tappa essenziale della riscoperta di Spina, che è il catalogo curato da Fede Berti e Piero Guzzo, la prima mostra di Ferrara fatta nel 1993, Spina, storia di una città tra greci e etruschi, e poi il convegno, gli atti del convegno curati da Fernando Rebecchi, che è scomparso così prematuramente, pubblicati nel 1994, Spina e il Delta Padano. Ha ragione Vincenzo, è stata una grande mostra ed un grande convegno che hanno sostanzialmente rivitalizzato, da lì credo che ricominci la storia delle ricerche moderne di Spina, no? Sono passati 30 anni e quando una ricerca è buona invecchia bene, è come il vino, non si esaurisce, non si sterilisce e assicura il ricambio giusto. Anche questo l'ha detto Vincenzo. I personaggi, le figure, gli studiosi di allora, molti di loro non sono più in carriera, alcuni fortunatamente sì, ma c'è stato il ricambio. Nuove generazioni di studiosi che hanno immesso nuovi metodi, che hanno aperto prospettive nuove, hanno utilizzato tecnologie diverse, e questo è il piacere, no? E allora sostanzialmente con il tempo che passa le domande sono cambiate, gli obiettivi sono cambiati e come vedremo la narrativa è cambiata, e questo è il primo punto. Poi, da un lato su Spina hanno lavorato le migliori equipe, l'Università di Bologna che è eccezionale, l'Università di Ferrara con un conoscitore universitario, no? Con un conoscitore profondo come Stefano Bruni. Per quanto riguarda l'università, poi torniamo sull'aspetto della collaborazione. E Pirgi dietro c'è Giovanni Colonna, c'è la grande stagione di studi di Giovanni Colonna. Quando Giovanni è andato in pensione si poteva avere dubbi se Pirgi sarebbe continuata e come se è continuata, perché gli studiosi hanno preso le studiose, sono equipe sostanzialmente, a Pirgi un'equipe femminile se non ricordo male, hanno preso il posto di Giovanni, hanno sviluppato ulteriormente gli scavi, stanno scavando questo settore cerniera tra il porto e il santuario che hanno definito il quartiere pubblico cerimoniale. E la ricerca, che è di una complessità rituale, di funzioni incredibile, e la ricerca sta andando avanti, no? E allora
perché è una ricerca che ha basi solide e poi è una ricerca che nasce dalla collaborazione istituzionale, perché a Pirgi non hanno lavorato solo le università italiane, ha lavorato l'Università di Zurigo, lavoro eccezionale sull'abitato, Christoph Reuss era uno studioso di livello enorme e i dati dell'abitato antico che si leggono sul catalogo, non solo con le case, la struttura, la carpenteria, ma le diete, le produzioni, il paesaggio, che si deduce dalle analisi archeometriche, insomma, veramente aprono uno specchio sulla vita quotidiana della città che sarebbe stato impensabile fino a pochi anni fa, e poi la soprintendenza, le soprintendenze. Perché Aspina ha lavorato come ispettore Valentino tanti anni, e credo che Valentino sia stato un altro dei protagonisti dell'input di Spina, perché a Cerveteri ha lavorato tanti anni, adesso in un'alta funzione politica, di politica culturale, ha lavorato Vincenzo Bellelli, cioè, voglio dire, perché su questa mostra ha investito il MIC, e c'è Massimo Sanna, ci sono arrivate dei prestiti eccezionali, diceva Maria Paola, alcuni anche abbastanza costosi, quindi voglio dire, c'è stato un investimento grosso. E allora, quando le istituzioni convergono, i prodotti ci sono. Quindi il tempo, la tradizione, il lavoro comune. Da soli non si va da nessuna parte, messaggio, spot che bisogna dare sempre. E poi ci vuole la capacità, la competenza. E questo era, io credo, un'introduzione, secondo me, doverosa, se no perdiamo il senso dell'operazione. Che ha un futuro, proprio perché ha una tradizione, un futuro. Il secondo spunto che volevo in breve trattare, che mi viene bene perché, essendo venuto un po' prima, ho avuto il privilegio di fare un giro della mostra con Vincenzo e con Maria Paola Guidobaldi, è parlare del catalogo da un punto di vista del lettore. C'è poco da fare. I cataloghi alle volte sono di una noia mortale. Queste schede, 12 milioni di vasi con tutte le dimensioni. Cioè, cosa? Allora, questo catalogo sfugge al rischio di essere noioso come un catalogo, lasciatemelo dire. Perché? Perché è un catalogo attento alla narrativa archeologica. Ne parlavamo prima con Vincenzo e Maria Paola. L'archeologia, la storia antica, sono bellissime, sono delle discipline da raccontare e che, se ben raccontate con i propri strumenti e attraverso la competenza, interessano tantissimo i lettori. Abbiamo fatto, mi pare, due Natali fa, una mostra, c'è stata una grande manifestazione alla Curia sui depositi invisibili. Questa è stata curata dal Parco Archeologico del Colosseo, da Massimo Sanna, dalla direttrice. Cioè, è stata una bella mostra, è stato 2 giorni di dibattito interessante in cui tutti gli addetti ai lavori, ma si lamentavano perché non ne possono più della cultura, di quella che dicevano, la cultura del wow, no? Lo spot, la scoperta, l'emozione, gli archeologi che vanno in ansia, tutte queste cose qui che possono andare bene per uno strillo sull'ansia, ma poi alla fine si esauriscono nei 30 secondi successivi, cioè tutto sto fatto, ogni cosa che scopriamo. La scoperta, come sanno tutti gli addetti ai lavori, è la cosa meno importante in archeologia. Non c'è nulla di più banale che scoprire qualche cosa, perché non è in merito nostro. Cioè, c'è niente da dire. Che cosa è merito nostro se sappiamo raccontare quello che facciamo? Come diceva bene Vincenzo, se ad esempio sappiamo raccontare le ragioni del nostro lavoro, il backstage, ma soprattutto se sappiamo raccontare il significato che traiamo dalle cose che scaviamo. Però per fare questo bisogna essere competenti.
Cioè dobbiamo essere in grado di rinunciare alla scorciatoia dell'emozione, della scoperta, no? Ogni volta è Atlantide, per recuperare il senso della storia. Questo è il gioco. Se facciamo questo, l'archeologia e la storia antica sono il campo in cui si può produrre la migliore narrativa, nel senso popolare del termine, nel senso in cui Gramsci usava il termine popolare, parlando non dei Promessi Sposi, ma dei Misteri di Parigi di Eugenio Supp, perché su quello si può raccontare, si deve raccontare, se siamo in grado di raccontare, selezionare, non spiegare, anche questa cosa bisogna un pochino superarla, secondo me, raccontare, noi riusciamo a recuperare l'archeologia e alla storia antica, un settore di pubblico verso il quale troppo spesso abbiamo, un atteggiamento paternalistico. Sanno niente, glielo dobbiamo volgarizzare perché se no facciamo cose difficili. No, siamo noi che non dobbiamo rendere le cose difficili, dobbiamo considerare a livello paritario chi ci legge. Questo è il... Se penso che per fare l'archeologia devo trattare il lettore come un bambino, ho sbagliato. Fine. Questo tipo di operazione, secondo me, nella mostra regge, nel catalogo regge. Poi parlerò anche della mostra. Perché? Perché dietro c'è una sceneggiatura, direi uno storytelling efficace. Ci sono due o tre spunti narrativi che sono importanti. Il primo, direi che è efficace il fatto, è il sottotitolo della mostra, no? Un grande porto. Guardate che sul catalogo si parla di mare, ci sono storie di mare, ci sono storie di relazioni, di scambi, di mobilità, la navigazione, i porti, la navigazione fluviale. Cioè sostanzialmente chi legge il catalogo ha l'impressione, realizza l'impressione reale che il mondo antico era un mondo connesso, ed un mondo molto più connesso di quello che, il non addetto ai lavori può immaginare. No? Il fatto che sia tanto antico, allora chissà se si conoscevano, chissà se avevano rapporti. No, il mondo antico, sotto certi aspetti, era addirittura più connesso del nostro. Il Mediterraneo, c'è Michel, ci può fare due giorni di lezioni meravigliose, era un crocevia di persone, di genti, di rotte, di traffici, di scambi, di interazioni culturali, e questo il catalogo lo restituisce. Vedete che lo sto parlando di archeologia, sto parlando, di lettura del catalogo. E in questo senso la comparazione Spina-Pirgi, che se proprio uno volesse essere proprio rigidamente accademico, è una comparazione non del tutto propria, perché si parla di cose diverse, perché una è una città, quell'altro è un porto, magari metropolis, ma funziona tanto più, come diceva Elisabetta, perché sono le città che danno i tesauroi a Delfi, perché esprimono questo mondo connesso. E dunque è una chiave importante, una chiave significativa, per contestualizzare le storie antiche del sistema mediterraneo. Guardate che un'operazione di questo genere, in un mondo come quello degli Etruschi, che soltanto da tempi recenti si sta affrancando dal mistero, dall'isolamento, dal provincialismo, dal fatto che chissà chi erano questi e da dove venivano, rimettere gli Etruschi, come diceva una volta l'allenatore della Roma, al centro della piazza, non è male, soprattutto per un lettore, per un pubblico non abituato. Per noi sono cose normali. E però, immaginatevi, tutta la letteratura sugli Etruschi, popolo misterioso, amanti della morte, cioè tutte queste cose un po' strane, no? Esotiche, invece no. Gli Etruschi come popolo del Mediterraneo, di un Mediterraneo aperto, di un Mediterraneo solcato da navi e da mercanti, solcato da migranti. Io questo lo dico sempre, lo dico anche oggi. Pure sto fatto,
noi bisognerebbe che noi antichisti lo ricordassimo, perché si parla di Odisseo in questo catalogo. Beh, quando Odisseo smarrisce la rotta, Odisseo arriva in Italia dal canale di Sicilia. Finisce, come dire, il mondo conosciuto, questo l'ha scritto uno straordinario filologo greco, studioso del teatro greco, come Giovanni Cerri, per Omero il mondo, il mare finisce all'altezza del canale di Sicilia, poi c'è l'oceano, c'è più niente. Odisseo ripercorre la storia, ripercorre la rotta che fanno oggi i barconi. Se invece di tante chiacchiere, chi ha la responsabilità di questi argomenti se andasse a leggere Odissea, tutto sommato non si stupirebbe del fatto che i barconi vengono da lì, perché ci sono sempre venuti e ci continueranno a venire se non li affondiamo. Ecco l'attualità dell'antico e la responsabilità della storia. Questo ci mette in questo catalogo, questa prospettiva ce la dà, secondo me, in modo lineare. Questo anche perché è stato concepito con una, come dire, con un criterio di comunicazione efficace. Ci sono i primi contributi del catalogo, sono dei contributi di carattere introduttivo, ci danno il sistema storico, archeologico, insediativo, anche ideologico in cui si sviluppa la città. E poi vi è una serie di paragrafi specifici in cui questi argomenti sono ripresi. Cioè, se si legge tutto e si legge in sequenza, si ha l'impressione di un lavoro di equipe, un lavoro dove i segmenti non sono isolati e giustapposti, ma dove chi ha, a tutti i livelli della scrittura, diciamo tutti gli autori hanno lavorato insieme, si sono letti, hanno discusso. C'è un filo. E un filo in un catalogo è una risorsa essenziale. Infine, per concludere questa prima parte, io vorrei ricordare un'altra cosa che è importante, e cioè è l'ultimo capitolo, quello che ha curato Valentino in quanto curatore della mostra. Il piano della mostra che Valentino descrive. E quindi il lettore è messo in grado di capire l'itinerario. Questo è un itinerario abbastanza interessante, un itinerario, prima lo dicevamo, avendo fatto una passeggiata con Vincenzo e Maria Paola, è un itinerario fondato sulla contaminazione tra Cerveteri, diciamo tra l'Etruria meridionale e Spina, in particolare tra Pirgi e Spina, un'inserzione di Spina nel percorso del Museo di Villa Giulia, in particolare nel percorso della collezione Castellani, con questa serie, con queste puntualizzazioni tematiche nei box che sembrano delle torri. Non so se c'è una citazione degli Etruschi, popolo delle torri, o me lo sono inventato, no? Ma facciamo di sì perché è carino, cioè, no? Cioè, ci sta bene, sicuramente. E anche qui, come dire, un senso di libertà, nel senso che sono tanti aspetti, sono tante aperture in cui uno si può affacciare e non si può affacciare, la libertà del visitatore e anche il piacere di scoprire. No? Non c'è un percorso così rigido. Si può scambiare, si possono vedere le analogie, si possono scoprire differenze, si può soprattutto scoprire un mondo che probabilmente non tutti conoscono. Celebro, perché Valentino, oltre ad essere un grande studioso e un grande comunicatore, celebro la coppa di Exechias. La coppa di Exechias con i pirati, con Dioniso che naviga sul colore del vino, peccato che non ve l'hanno data, peccato, perché insomma proprio sarebbe stato il massimo, che è effettivamente io direi l'immagine chiave di questo mondo connesso. Io ci sto lavorando sopra. Io sono sempre più convinto che la coppa di Exechias sia stata prodotta per una committenza etrusca. O che comunque presupponga un etrusco che era in grado di leggere tutti i passaggi connessi ai punti di vista della coppa, alla manipolazione della coppa. Perché se no non si riesce a capire. Certo. E questo lo devo accendere però.
Va bene, non fa rimbombo. Tra l'altro, appunto, peccato non avere la tomba da cui è uscita la coppa, perché i dati sono pochi, sono molto frammentari, ma insomma basti dire che la coppa di Ezechias non serve per bere, quindi è proprio un vaso di esibizione, perché il color red non consente a nessuno di metterci il vino, basta quello, no? Per pensare chi sarà stato l'etrusco che si fa arrivare la coppa di Ezechias. E dunque è veramente questo vaso straordinario, che è il prototipo per eccellenza, un prototipo greco per eccellenza che arriva in Etruria, dà la misura di questo mondo connesso. E dà il senso della mostra, secondo me, questa citazione. Allora, a questo punto vorrei fare etruscologo. E vorrei rapidamente magari sollecitare qualche discussione, perché poi qui ci sono quelli bravi, non ci sono io. Individuare alcuni nodi che secondo me scaturiscono dalla lettura del catalogo. E il primo nodo, sono chiamato problemi archeologici, ma insomma, il primo nodo è: chi ha fondato Spina? Chi ha fondato Spina? Perché qua c'è una definizione molto impegnativa del primo contributo, che è quello di Sassatelli. Lo cito: un nuovo gruppo sociale, quasi una sorta di demos, contraddistinto da isonomia e capacità imprenditoriale. Che Spina nasce quasi dal nulla, c'è il contributo di Stefano Bruni, che fa i precedenti, ma dei precedenti di occupazione di quella zona, della zona, diciamo, del Tizia, c'è Adria, ma sostanzialmente Spina nasce, ormai la cronologia sembra abbastanza solida, diciamo nella seconda metà molto avanzata del VI secolo a.C., si può datare, si può discutere sul decennio in base a quel corredo, ma insomma. Ora, che è questo demos che si contraddistingue per l'isonomia e per la capacità imprenditoriale? Questo è un problema storico molto grosso, soprattutto per il mondo etrusco, dove sostanzialmente una vera e propria identità del cittadino libero, non giunge mai a svilupparsi, no? Chi sono queste forze nuove? E d'altra parte, e su questo credo che non ci siano dubbi, queste forze nuove fanno parte di un sistema regionale che passa attraverso Bologna, e su questo non c'è dubbio, e che ha una serie di ingressi dall'Appennino e Marzabotto, dall'Italia settentrionale e Mantova, cioè è un sistema regionale che si sviluppa lungo l'intero arco regionale. Non ci sono casi simili nell'Italia antica, secondo me. Questa è proprio una caratteristica dell'Etruria padana. Ci sono altri casi di interazione produttiva, in Campania ne abbiamo tanti, Capua e Cuma, Nola e Napoli, ma nessuno ha la dimensione e l'articolazione, la molteplicità di funzioni dell'Etruria padana. E questo è un dato da sottolineare. Io credo che la chiave di lettura sia il fiume. Credo che la grande unità del sistema padano nasca dal fatto che il quadro insediativo, il quadro produttivo, si incardina sul Po, e è una risorsa assolutamente unica nell'Italia antica. Questo sistema legato al fiume, in antico, come sempre è stato, poi come qualche modo lo è anche oggi, la chiave che spiega questo salto di qualità nell'organizzazione dell'Etruria padana. Ora, io credo che Sassatelli, quando parla di demo, ovviamente ne parla tra virgolette, si riferisce ad una classe che non si identifica nell'aristocrazia tradizionale, ma che a sua volta, e questo viene detto molto bene nel catalogo,
più volte, ma che a sua volta poi scaturisce in un'aristocrazia, si consolida in un'aristocrazia, perché se leggete il catalogo sono distinti due momenti: la generazione dei fondatori, questo a livello dell'ideologia funeraria Elisabetta insiste molto, i fondatori della città, e poi il salto di qualità che si deduce a partire dalla lettura delle necropoli dal secondo quarto del quinto secolo, ed è il momento in cui a Spina arrivano i grandi vasi, tutta quelle tonnellate di vasi attici, uno più grande dell'altro, uno con più figure dell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. È come se dalla generazione dei fondatori cominciasse una vicenda politica, insediativa, che porta a radicare, che porta alla formazione di un'aristocrazia che, come tutte le aristocrazie, costruisce il proprio immaginario, inventa l'immaginario, secondo una definizione famosa di Hobsbawm. E questo è un problema che io pongo agli specialisti, a chi conosce Spina, ma che secondo me traspare abbastanza bene dalle pagine del catalogo, no? Due momenti. Ora, se... non sono troppo lungo, no? Ora, se noi partiamo dai dati archeologici e lavoriamo in autonomia sulle fonti storiche, che pure sono trattate, ci sono più contributi, c'è Valentino, c'è Braccesi, trattiamo delle fonti storiche, un dato è ugualmente interessante e ci riporta a sto livello di metà quinto, che è un modello, che è un momento decisivo per la storia, secondo quarto, che è un momento decisivo nella storia di Spina, nel senso che, grosso modo, torno alla metà e dopo, nella seconda metà del quinto secolo, riportano le due tradizioni sull'origine, diciamo sullo sbarco degli Etruschi. Sono quelle di Ellanico e sono quelle di Erodoto. Secondo Ellanico, e guardate, le due tradizioni sono parallele, probabilmente Erodoto innova la tradizione di Ellanico, rielabora la tradizione di Ellanico, nel senso che secondo Ellanico sono i Pelasgi Tessali che arrivano a Spina e diventano Etruschi. Secondo Erodoto sono i Lidi, questo è interessante perché i Lidi arrivano nel paese degli Umbri, arrivano in Adriatico, sono i Lidi che sbarcano a Spina e diventano Etruschi. Ora, che io ricordi, queste due tradizioni sono le uniche che trattano dell'arrivo in Etruria di gruppi allogeni che diventano Etruschi. Non esiste una tradizione in cui arrivano dall'Occidente, arrivano sul Tirreno, non c'è. Queste sono le più antiche. Primo sarebbe Esiodo, quando scrive i famosi versi della Teogonia con Agrio, Latino, figli di Tirreno e Circe, ma lì i Tirreni stanno già sul Tirreno. È una prospettiva diversa. L'arrivo di genti che poi diventano etrusche si colloca solo sul versante adriatico e riportano a Spina e mettono a fuoco il ruolo di Spina. Siamo nella seconda metà del V secolo, da qualche anno prima arriva Spina vagonata di ceramica attica, è il momento del grande porto, è il momento delle grandi tombe aristocratiche. Io credo che la tradizione storica metta a fuoco questo momento, il momento del salto di qualità, in cui non a caso gli spineti si danno una tradizione, consolidano i loro modelli, il loro immaginario. È ancora più interessante se ci pensate che Ellanico che fa arrivare i Pelasgi a Spina, poi sono Pelasgi Tessali, non sono i Pelasgi Argivi Attici, anche su quello si deve lavorare, su questo ha lavorato bene Alfonso Mele,
quindi bisognerebbe pure capire perché arrivano dalla Tessaglia. Le tradizioni pelasgiche della Campania sono tradizioni in cui i pelasgi sono argivi. Ora, lasciamo perdere questo, ma contemporaneamente il Lanico offre una, fa arrivare sul Tirreno i troiani con Odisseo. È la famosa storia di Enea e Odisseo che arrivano insieme sul Tirreno partendo dalla terra dei Molossi e quindi dall'Epiro. Perché partono dalla terra dei Molossi? Perché i Molossi è la popolazione che nasce dal matrimonio un po' forzato tra Neottolemo e Andromaca, e dunque è la dinastia dove greci e troiani già hanno fondato la loro unione. Giustamente arrivano dalla terra dei Molossi, da dove devono arrivare? C'è già questo paradigma mitico, è una storia che sta nell'Andromaca di Euripide, quindi è antica, non c'è dubbio. Allora, Ellanico che fa arrivare i Pelasgi, Ellanico che fa arrivare Enea e Odisseo sul Tirreno, fa arrivare gli Etruschi, i Pelasgi Etruschi sull'Adriatico. La tradizione è complessa e noi dovremmo capire quali sono le matrici. Io credo che la matrice sia Spina, c'è poco da dire. È l'importanza centrale che quel comparto di Etruria Padana assume in quel momento. E in entrambe le tradizioni c'è questo percorso che sostanzialmente, ma questo è detto nel catalogo, è detto e valorizzato bene, è il percorso della mostra. Gli Etruschi arrivano in Adriatico e poi giungono sul Tirreno. Arrivano a Spina e poi giungono a Cerveteri. E quindi la colonizzazione etrusca da parte dei greci è da est a ovest, dall'Adriatico al Tirreno, tradizione di V secolo, quindi la tradizione antica. Le tradizioni sulla colonizzazione etrusca dal Tirreno all'Adriatico, sono, quindi dal Tirreno alla pianura padana, sono più recenti e comportano gli escisti mitici, Tarconte, Tirreno, Ocno. È una tradizione diversa. Quella nasce dalle città etrusche meridionali, dalle città etrusche tirreniche, dalle città etrusche, ma non è quella greca. Cioè una proprio, e quelle tradizioni presuppongono, sono più recenti della tradizione Lidia, di Erodoto, perché c'è Tarconte, c'è tutti questi ecisti che fanno parte di quella partita, che sono post tradizione Lidia. Allora, naturalmente questo noi riusciamo a capirlo bene, grazie anche, no, non perché facciamo una comparazione, ma perché mettiamo in confronto in modo autonomo la logica delle due fonti, della duplice documentazione archeologica, dall'altro, da un lato quella storica, dall'altro quella archeologica, che a mio avviso mettono in evidenza alcuni aspetti, alcuni salti di qualità nella narrazione che possono illuminarsi a vicenda. Terzo punto. L'abitato. Qui possiamo fare un ragionamento rispetto alla vecchia, diciamo la prima mostra, diciamo quella del 93-94. E qui è una domanda che io pongo. Abbiamo detto che sull'abitato si sono fatti enormi passi avanti sulla pianificazione, su queste città lagunari, no? Tra l'altro, da quel poco che so io, ormai lo sappiamo, insomma, dico, queste città lagunari in cui le strade sono in parte fondate, formate da canali, ci sono delle immagini molto carine, delle ricostruzioni molto carine sul catalogo, no? Di questa Spina sui canali. Spina non è l'unico caso, c'è quello famoso di Ravenna, ma in questo momento si sta facendo l'archeologia urbana nella laguna di Venezia, che è un'archeologia urbana particolarmente complessa, dove stanno uscendo cose di stati, come dire, modalità insediative di occupazione della laguna, purtroppo in seguito al lavoro di trasformazione della laguna, per cui, insomma, ma Venezia lo stesso, quindi è un modo di sfruttare le aree deltizie, che offrivano gli approdi, che offrivano tutto il vantaggio dell'economia della laguna, quindi insomma erano, come dire, biosistemi importanti. Christopher Royce ha scoperto la produzione del sale
tutti i vasi per fare il bricotage, no? Per il bricotage, quest'altra risorsa importante per Spina. Quello che rimane ancora un pochino, secondo me, aperto sono le dimensioni dell'abitato. Quanto è grande Spina? Perché nel catalogo del 93-94 la prospettiva era che l'isolotto di Spina è uno dei tanti isolotti. Ce ne sono altri non scavati perché non sono stati investiti dai lavori di trasformazione, dai lavori di bonifica, ma insomma, ho visto che questa prospettiva rimane un po' in sottofondo nel catalogo. La parte di Christoph dice che sono state, ci sono degli isolotti, però, come dire, aree marginali, periferiche rispetto alla città. Ora la città sono 6 ettari, è una città in cui sono state scavate 4.000 tombe, e quindi chissà quante ce ne sono. La necropoli si sviluppa lungo 4 chilometri. Confesso la mia ignoranza, io non sono riuscito a trovare una pianta in cui sono messi insieme l'abitato e le necropoli. C'è una pianta carina pubblicata sul catalogo della Mostra di Bologna, quello Gli Etruschi viaggiano nelle terre di Rasna, in cui c'è, come dire, la macchia di sviluppo delle necropoli rispetto all'abitato, ed è, come dire, un'estensione molto, molto più ampia rispetto all'abitato. Allora, io credo che questo sia un problema aperto. Può una città larga 6 ettari avere una necropoli di queste dimensioni? E abbiamo scavato 4.000 tombe. Che campione sarà? 10%? 15% delle tombe reali? Voglio dire, secondo me è un problema aperto che va affidato, avete sentito Elisabetta, sta parlando di uno sviluppo dell'esplorazione dell'esplorazione dell'abitato, chissà se questo non ci dia delle sorprese, anche perché dagli scavi che abbiamo fino adesso, che sono stati fatti fino adesso, manca un'area pubblica, ci sono le case, c'è la produzione, ma non c'è un santuario, no? Quindi voglio dire, chissà se veramente tutto quello, chissà se l'isolotto di Spina è l'unico, o se secondo la prospettiva, l'idea della mostra del 93-94 sia uno dei quartieri, insomma, una delle zone di un abitato polinucleare che si adattava alle condizioni del Delta. Punto interrogativo. Necropoli. Bisogna, devo dire, ammirare, celebrare la straordinaria capacità di ricostruzione topografica delle necropoli di Spina, e questo è merito della eccezionale equipe dell'Università di Bologna, che ha recuperato i dati dei vecchi scavi, soprattutto Valle Trebba, non solo Valle Trebba, perché poi ci sono anche le parti di Valle Pega curate dalla dottoressa De Santis, ma insomma ha recuperato i dati degli scavi degli anni 30, gli scavi di Aurigemma, ed è riuscita, e diciamo l'equipe di Bologna è riuscita a ricostruire un tessuto della necropoli, individuando i criteri di organizzazione degli spazi funebri, organizzati lungo percorsi, organizzati lungo canali, organizzati per plessi funerari familiari. È uno spaccato di storia, organizzato per tipologie diverse. La scoperta dei tumuli d'argilla, alcune tombe marcate dei tumuli d'argilla. Voglio dire, se pensate che la necropoli è una delle poche aree pubbliche che noi conosciamo delle città etrusche, perché sostanzialmente sono aree messe a disposizione della città, secondo criteri che a noi sfuggono, ma insomma, assegnate alle famiglie, ma dietro c'è una pianificazione. Se mettiamo insieme i dati che sono stati messi a fuoco, e noi vediamo come la necropoli sia uno dei grandi impegni della politica urbanistica della città, che significa la bonifica, che significa la manutenzione dei canali, che significa l'assegnazione dei lotti. No, emerge un quadro di storia sociale ed emerge un demo che è diventato aristocrazia.
questa stessa organizzazione topografica, che secondo me è un risultato eccezionale, perché parla della cultura materiale, ma traduce la cultura materiale in una descrizione di dati di fatto incredibile, secondo me interessantissima per il pubblico, ma anche interessantissima per la ristretta banda degli etruscologi, ma anche interessantissima per il pubblico. A questa organizzazione topografica complessa corrisponde una complessità del sistema funebre a cui l'equipe di Bologna ha dedicato grandissime attenzioni. E secondo me noi in questo caso dobbiamo intanto valorizzare un dato obiettivo, cioè ancora una volta attraverso vecchi scavi, recuperando i dati dei vecchi scavi, lavorando sulle piante, alcune piante sono visto che sono state riprodotte nel percorso della mostra, valorizzando dati vecchi di quasi 100 anni, sono riusciti a ricostruire una serie di regole, di articolazioni, di scarti, di ricorrenze, di opposizioni che documentano in modo certo l'esistenza di un linguaggio strutturato nella rappresentazione funeraria. Dunque un linguaggio che può essere di un linguaggio significativo, di un linguaggio che può essere aggredito attraverso gli strumenti propri di un'archeologia che voglia essere anche un pochino una semiologia, che si colori di una lettura antropologica. Questo è di per sé un'acquisizione incredibile. Dalla spina, piani asiatici, quanto sono belli, la ricchezza, si passa a capire in che modo funzionavano le regole di deposizione, divise per ruolo, divise per genere, divise ovviamente per livelli di rappresentatività sociale. E devo dire che con questo tipo di complessità è coniugato dall'equipe di Bologna in termini di ritualità funeraria, in un rapporto, direi, di corrispondenza diretta, ad esempio, tra l'immaginario impiegato sui vasi in tomba e il significato escatologico che da questo immaginario si può trarre. Questa è una tendenza molto specifica che è perseguita da tempo da quella scuola. In un lavoro tra, come dire, immageria attica e ritualità funebre, l'ho detto in maniera un po' semplice, che è abbastanza recente, perché io adesso stiamo lavorando un po' tutti insieme per queste cose per Marco Renderi, no? Uno degli articoli fondamentali è quello di Marco su prospettiva, sugli stammi capuani del 93, quindi voglio dire, è una ricerca questa, abbastanza recente. Adesso ci sarà un convegno a Bologna a maggio in cui questo tema sarà affrontato, per cui si può discutere se tutta la ricchezza di corrispondenze rituali, di significati, sia effettivamente tale, si può essere più o meno d'accordo, si possono sfumare alcuni passaggi. Io devo dire, ho sempre davanti a me, quando parlo di queste cose, François Lissalaghe che scuoteva la testa dicendo ma dai, come si fa, ma gli etruschi con le immagini, con la ceramica attica, io proprio non capisco, per cui questo per me è un modello, cioè, nel senso che noi comunque siamo provinciali, io sono convinto che gli etruschi sapessero leggere le immagini, sapessero rifunzionalizzarle, però la prudenza di François, io ce l'ho sempre davanti, è un'acquisizione che non riuscirò mai a perdere. Però devo dire che ancora una volta, trattare la necropoli, trattare la cultura materiale nel senso con cui la stanno trattando gli studiosi dell'Università di Bologna, è oggettivamente un passo avanti che se non altro consente a tutti di discutere, consente a tutti di impostare su basi
archeologicamente corrette il discorso, non ci sono salti, come dire, la struttura, il linguaggio, il sistema è delineato e poi a tutti, è a disposizione di tutti e tutti possono esprimere la loro opinione. In questo punto, e qui forse mi piacerebbe lanciare chissà, una possibile ricerca. Spina è diventata greca perché i vasi a figure rosse di Spina sono stati scoperti prima, no? È stata una botta la scoperta. Però forse anche questo è una prospettiva che possiamo oggi ridimensionare e rimettere nel solco della storiografia archeologica, così come anche se volete, qui sono, insomma, le possiamo discutere, così come anche il riconoscimento a ogni costo di greci sepolti nelle necropoli, ateniesi sepolti nelle necropoli, i rituali specifici di Atene. Certamente ci sono dei casi eccezionali, però forse sarebbe utile provare a fare un programma di ricerca in cui la ceramica a figure rosse in tomba è più ampiamente trattata negli altri, diciamo in una misura comparativa con gli altri contesti. Io che vengo dalla Campania, ho il caso di Nola, dove c'è una quantità pazzesca di vasi attici, dove c'è di Via Vivenzio che arriva prima che a Spina, da una tomba di incinerazione probabilmente femminile, c'è il caso di Capua. Cioè la ceramica attica a figure rosse contraddistingue il bagaglio funerario delle aristocrazie indigene, non solo a Spina, ma in Sicilia, ma in Campania. Lasciamo perdere Capua e Nola, ma a Montesarchio, le tombe di Montesarchio, dunque sono tombe caudine, hanno solo il cratere attico in tomba. E che sono greci? Cioè, voglio dire, mi pare impossibile. No, allora evidentemente il discorso è più complesso. Il discorso è dell'interazione culturale che ancora una volta legava i vari livelli di sviluppo, un mondo che era incredibilmente più complesso di quello, connesso di quello che noi possiamo supporre. Secondo me qui una ricerca proprio comparativa sui contesti potrebbe dare dei risultati molto efficaci. Ultimo dato, che a me sembra ugualmente molto importante, che è stato discusso nell'ultimo convegno Faina, cioè la Spina di IV e III secolo. Anche qui il catalogo ci offre una prospettiva di lettura che è diversa da quella tradizionale, no? Lo sappiamo tutti. Arrivano i barbari e quindi l'unico avamposto di civiltà, no? tutti stretti intorno a una città di 6 ettari, cioè non c'entravano più, è una cosa terribile, l'unico avamposto etrusco che rimane è Spina, perché poi là c'erano i Galli, insomma, come uscivano fuori dai confini della laguna, c'erano i Galli, i Celti, insomma. Ora, Spina di IV e III secolo sta proponendosi come una realtà eccezionale, straordinaria, e qui come una realtà, tra l'altro, composita, multietnica. Qui ci sono dei lavori proprio di storia sociale a partire dai dati dell'onomastica, dai dati delle iscrizioni, che ci fanno capire come la città fosse una città abitata da tante componenti, che tra l'altro erano etruschizzate, che si riconoscono nell'etrusco ma nella loro tradizione onomastica mantengono le proprie origini. Spina è diversa da Adria a livello della documentazione epigrafica, no? Quindi si riesce a ricostruire. Ma poi, se vediamo la cultura materiale di Spina di IV, diciamo prima metà del III secolo, ci sono rapporti con Volterra, ci sono rapporti con l'Etruria centrale, ci sono rapporti con la Magna Grecia, Taranto, qui c'è questo dato incredibile del segno, di un segno proprio della pronuncia tarantina, mi pare che sia Gaucci che ne parla. Quindi abbiamo l'idea di una città che ancora una volta non è un enclave di
come dire, di sopravvissuti dopo la bomba, ma è un porto. Ed è un porto che è connesso al suo retroterra, se no non si capisce come mai tutti questi rapporti con Volterra o con la Campania. Evidentemente era molto meno isolata ed era molto meno conflittuale con i nuovi occupanti della pianura padana, che evidentemente dovevano, da un lato una parte di questi stava a Spina perché ci abbiamo i nomi, dall'altra evidentemente continuavano a utilizzare Spina come porto. Ed è in questa fase che Spina è definita polis ellenissa. Quasi Spina, secondo me, su questo si deve lavorare in una prospettiva adriatica, no? Dalla Puglia, passando per Numana, andando a Spina. C'è questo mondo qui di rotte, di scambi, di mobilità, che però alimentano anche la pianura. E questa è la Spina polis ellenissa. Lo dicono nel catalogo gli autori che se ne occupano. Polis ellenis di Pseudo-Scilace, cioè, quindi siamo a un livello metà quarto, fine quarto, insomma, livello antico ancora, corrisponde esattamente a Roma, polis ellenis di Eraclide Pontico. E come hanno sottolineato gli storici, quindi io riprendo quello che hanno detto loro, quest'idea della polis ellenis nasce in contrapposizione a tutta quella truscita propaganda siracusana che diceva che questi erano barbari e che dunque meritavano, queste sono parole che hanno un'attualità in questi giorni, no? E quindi erano barbari e quindi non avevano diritto perché non facevano parte degli uomini degni di questo nome. Ma è carino immaginare, è carino che questa definizione di polis ellenis, cioè, nasce nel momento in cui tra Spina e il mondo attico, tra Spina e te, non c'è più rapporto. Quindi è una dimensione di grecità che prescinde da Atene, perché a metà del IV secolo non arriva più nulla di attico a Spina, e dunque è una marca di definizione di livello di civiltà in un momento in cui Spina è città adriatica, secondo me, ma è una città paradossalmente legata anche all'entroterra padano, a quell'entroterra dei presunti barbari con cui evidentemente aveva rapporti. Perché è impossibile pensare ad una città isolata. Mi fermo perché ho parlato fin troppo. Concludo dicendo che appunto un catalogo come questo ci fa riflettere e ha la grande qualità di farsi leggere. Vi ringrazio. Buonasera, mi dispiace non poter essere presente, ma sono felice di poter partecipare a questo momento di presentazione del catalogo della mostra su Spina Villa Giulia. E felice soprattutto di poter dire due parole su Pirgi, cioè sulla idea che fin dall'inizio i curatori della mostra, diciamo, dalla preparazione della mostra per la sede di Ferrara, hanno concepito, cioè di cogliere l'occasione per presentare il porto di Pirgi in parallelo, in pandano rispetto a quello di Spina. Un rapporto che non è casuale, molti fattori legano questi due luoghi e soprattutto legano Spina a Cerveteri, alla madrepatria, diciamo, di Pirgi, del porto di Pirgi, perché sono le due città che hanno goduto di questo privilegio speciale del Thesauros a Delfi. Quindi è già solo questo un segnale di un rapporto assolutamente privilegiato con il mondo greco che Spina e Cerveteri, con il suo porto ovviamente di Pirgi, riescono a intrattenere con questa grande, diciamo, dimensione al di là del Mediterraneo. E la presenza di Pirgi quindi serve in qualche modo a comprendere forse meglio Spina e viceversa. I due porti su questi due mari paralleli sono appunto dei porti gemelli, dei porti che hanno favorito l'incontro con il mondo greco e hanno creato dei luoghi di integrazione, di accoglienza, di arrivo dell'elemento greco in Etruria, sul Tirreno e sull'Adriatico. Pirgi in particolare nella versione romana della mostra viene potenziata nella sua presentazione perché
A Villa Giulia già c'è una sala dedicata a Pirgi con i capolavori che tutti conosciamo, ma è mancata finora la possibilità di esporre tutti i reperti del secondo importante santuario di Pirgi, cioè il santuario meridionale, con tutte le scoperte che si devono alle molteplici campagne di scavo che la Sapienza ha condotto e continua a condurre in questo luogo, e anche tutte le novità che stanno emergendo dallo scavo nell'abitato, in particolare nel settore pubblico che appunto stiamo indagando in questi anni, che è il cosiddetto quartiere pubblico cerimoniale, un'area che è immediatamente all'esterno dall'area sacra e che funge da cerniera con l'abitato vero e proprio, una zona che ha svolto una serie di funzioni anche sul piano proprio della gestione, dell'attività del porto, dei fattori economici, anche in una fase precedente rispetto alla monumentalizzazione del santuario. E la mostra è stata quindi l'occasione, e il catalogo ovviamente ancora di più, per fare il punto sulle ricerche in corso, su quello che si è acquisito e anche sull'immagine sempre più ricca e sfaccettata che attualmente abbiamo di Pirgi, quindi non più soltanto nella dimensione del sacro, ma anche in quella della vita, del vivere nel porto, come appunto è intitolata una delle sezioni della mostra su Spina. A differenza di Spina, però, a Pirgi, come sappiamo bene, il sacro è fondamentale, è la dimensione che consente in qualche modo di favorire l'arrivo, l'integrazione, l'accoglienza e il passaggio verso la città degli stranieri, è il luogo in cui si può insieme praticare dei culti paralleli, quindi è una dimensione che è strettamente connessa con la vocazione portuale e che è un tutt'uno anche con però la dimensione urbana, che è quella di Cerveteri, quindi una struttura bipolare, quella di Cerveteri e Pirgi, ben diversa da quella di Spina, che invece appunto ha una conformazione diversa, ma sono comunque realtà urbane. Per Spina lo sappiamo, anche se chiaramente sono molto più conosciute le necropoli, ma cominciamo a capirlo bene anche per Pirgi, questa dimensione di porti, di grandi insediamenti portuali, ecco, quindi non semplicemente dei luoghi di approdo, ma dei veri porti strutturati, con appunto a Pirgi anche questa forte presenza centrale dell'area sacra. Quindi il catalogo dà conto di tutto questo e in qualche modo è anche l'occasione per presentare tutte le nuove ricerche, i nuovi rinvenimenti, sia appunto dall'area del quartiere pubblico cerimoniale, ma anche di ripresentare contesti che già sono andati in mostra anche abbastanza di recente, ma rivisitarli sotto l'ottica della multiculturalità, della tipologia dei culti per quanto riguarda il santuario meridionale. Auguro a tutti quanti un buon pomeriggio e vi saluto. Beh, insomma, sono felice, emozionato per questo pomeriggio, per aver ascoltato le parole di Luca. Sono grato a Vincenzo per aver voluto organizzare questa presentazione, per aver diciamo anche strutturato il tutto con l'intervento di un esterno, come l'hai definito tu, ma molto coinvolto in tutte le tematiche che abbiamo trattato, e poi riuscire anche a recuperare le testimonianze di chi oggi non ha potuto esserci, proprio per dare l'idea di quel lavoro corale che è stato più volte enfatizzato, che ha accompagnato questo lungo e importante progetto da quando esso è nato, prima ancora che si pensasse di inserire una tappa romana, come avete ricordato, ringraziandolo, come è stato ricordato, e di Massimo Sanna il merito chiaramente prima di voler investire insieme a tutti quanti gli enti all'epoca coinvolti sulle celebrazioni del centenario, che era un atto dovuto per quella che è una delle grandi imprese dell'archeologia italiana, al di là dell'etruscologia e degli etruscologi, e poi in aggiunta, in un momento che insomma non dimenticherò, quando ho ricevuto questa notizia, di volere che ci fosse una tappa romana
conclusiva nella Casa degli Etruschi al Museo di Villa Giulia. Per me era una notizia doppiamente importante, da un lato perché Villa Giulia non aveva potuto organizzare fino a questo momento una grande mostra, una mostra di questo livello, per carenze di spazi, ma anche delle risorse necessarie per poter supportare un progetto di questo tipo che ha richiesto la movimentazione di centinaia e centinaia di reperti e l'adattamento di un intero piano del museo e anche una exit strategy legata alla mostra Castellani, che è stata prima in parte con i suoi tesori ospitata a Milano, e la settimana scorsa abbiamo inaugurato una mostra ad Hannover. Quindi un insieme di progetti che si sono uniti, ma che ha beneficiato dell'enorme lavoro di generazioni di studiosi, a partire dalla scuola bolognese, avete ricordato anche quella ferrarese, Zurigo, la soprintendenza di cui con piacere ho fatto parte per 5 anni, che ha, diciamo, preparato il desco per ciò che poi abbiamo fatto a Villa Giulia, semplicemente adattando il racconto ed integrandolo, come era stato auspicato, sul fronte tirreno e sul fronte mediterraneo. Sono rimasto emozionato all'epoca quando ho appreso di questa intenzione e dell'investimento che la Direzione Generale ha fatto per il Museo di Villa Giulia, ma è stata anche un'emozione personale, perché nel 2010 iniziavo il mio percorso al Museo di Ferrara e qui al Museo di Villa Giulia, diciamo, posso dire di averlo finito nell'ambito del MIC, anche per merito o colpa di chi ha presentato il catalogo, che era nella commissione che mi ha giudicato meritevole del posto di professore all'Università Orientale di Napoli. Quindi ci sono degli elementi personali che si intrecciano oggi pomeriggio in questa narrazione, ma c'è un grande, un enorme lavoro corale non semplice. Quando sono arrivato a Ferrara si beneficiava dei decenni di lavoro portato avanti da Fede Berti, soprattutto a partire dalla mostra del 94 che avete ricordato, con l'aggiunta di tutto quello che si era accumulato nei depositi, sia dagli scavi in abitato che poi dalla necropoli di Valle Pega. Una tappa precedente, fondamentale, rivoluzionaria, è stata quella del 60, la mostra L'Etruria Padana e la città di Spina, che è arrivata pochi anni dopo le famose mostre sugli Etruschi di Milano, Torino e poi d'Europa, che hanno risvegliato l'interesse per questa civiltà, cavalcato naturalmente dal nostro comune maestro più o meno diretto Massimo Pallottino, che ha riportato alla sua grandezza il nome degli Etruschi, facendone una disciplina degna di questo nome. Spina è stata rivoluzionaria al momento della scoperta nel 22 e mi fa piacere avere qui in sala dei rappresentanti della Guardia di Finanza. Noi raccontiamo sempre le imprese del Nucleo Tutela Carabinieri, che, diciamo, nasce in seno e si sviluppa al Ministero della Cultura, ma Spina l'hanno difesa gli uomini della Guardia di Finanza, che all'epoca sono stati un baluardo che ha impedito una grande dispersione che in parte c'è stata, ma molti beni, compresi alcuni esposti in questa mostra, sono stati da loro tutelati. È stata davvero un'epopea eccezionale in un momento particolare per la storia italiana, che ha visto in quel ventennio celebrare in una città rinascimentale la grandezza di un passato etrusco che si è confrontato con quello romano. Lo splendido museo di Ferrara, che abbiamo rievocato anche qui con un video che ho fortemente voluto del Salone delle Carte Geografiche, uno degli esempi museografici più interessanti, e ho sempre sottolineato come sono stato fortunato nel lavorare in un meraviglioso palazzo rinascimentale, scrigno degli Etruschi a Ferrara, e ho continuato a farlo qui a Villa Giulia. Sono degli arricchimenti personali che non dimenticherò mai. Lavorare sull'adattamento della mostra però ha comportato una selezione: non potevamo portare tutto, non c'era lo spazio. In questo
di nuovo l'Università di Bologna, dopo aver compiuto l'impresa a Ferrara, ha adattato il progetto con tagli a volte anche sicuramente che hanno prodotto una sofferenza, quale la rinuncia a Numana anche per questioni di budget. Ma il nucleo concettuale elaborato dal Comitato Scientifico è rimasto, e quello che a Villa Giulia abbiamo cercato di aggiungere, quella componente narrativa che è andata a colmare ciò che a Ferrara e Comacchio era rappresentato dagli allestimenti permanenti e calarlo in quella dimensione mitistorica che come ha evidenziato magistralmente Luca, è fondamentale per comprendere processi avvenuti in un determinato periodo storico che hanno un profondo significato e importanza ideologica, perché su quelle dinamiche, su quelle dialettiche, negoziazioni e ibridazioni che si è andato costruendo anche quella congerie di miti che sono alla base del falso problema del mistero e delle origini degli Etruschi, tirati per la giacchetta a seconda delle convenienze di chi aveva interesse a relazionarsi con il grande porto dell'Adriatico. Certamente è stato importante potenziare a Roma la componente ceretana e pirgense, ma le collezioni del Museo di Villa Giulia davano questo supporto. Mi ha fatto riflettere, mi fa sempre riflettere quanto ha appena detto Laura Michetti, quasi con un po' di dispiacere, questa separazione che, diciamo, ha consentito carriere interessanti come la mia e quella di Vincenzo alla direzione di realtà autonome che prima non esistevano, ci ha privato di quel legame col territorio che rischia di impedire di continuare un racconto, di perfezionarlo e completarlo con le ultime scoperte, frutto di scavi di più enti coinvolti. Avere nella sezione di Pirgi capolavori come l'altorilievo, ma solo la fiale con la strage dei Proci a complemento di quell'enorme complesso santuariale che è la parte meridionale di Pirgi, e non avere nulla di tutto l'abitato cerimoniale scavato successivamente, è un po' avere l'inizio della Divina Commedia e non conoscere come va a finire. Su questo più volte ho cercato in varie sedi, anche ufficiali, di richiamare l'attenzione, perché c'è bisogno di non veder cristallizzate le nostre raccolte museali, altrimenti il discorso rimane fermo al momento in cui il politico di turno decide di sancire un cambiamento. Invece noi abbiamo, come i globuli rossi e i globuli bianchi nel sangue, bisogno di rigenerare e di avere una circolazione con un cuore che pompi il sangue, che per noi sono le informazioni, la narrazione, il racconto e la restituzione a tutti di queste informazioni. Certamente le mostre sono uno strumento importante, questa mostra ne è la dimostrazione. In futuro Villa Giulia avrà spazi per mostre meno faticosamente conquistati, come quelli che abbiamo dovuto sottrarre alla collezione Castellani. Probabilmente quella sarà la strada, ma mi piace sognare che si possa avere un futuro di continuo dialogo e ricambio, perché la ricerca è questo, è il lavoro di tante persone, ma poi è la sua restituzione al pubblico. Permettetemi di chiudere non toccando tematiche scientifiche, ci sono alcuni tuoi stimoli che meriterebbero un convegno apposito e magari si farà, o altre presentazioni del catalogo anche dopo la mostra, perché sono tematiche che questo lavoro sicuramente solleverà e susciterà, ma va sottolineato ancora una volta, soprattutto da parte mia, che insomma ho potuto assistere nei miei ultimi mesi di direttore al grande lavoro svolto dal personale del museo e da tutti i soggetti anche esterni coinvolti nel evidenziare quella che è stata una piccola impresa che per Villa Giulia ha significato, da un lato, far uscire la collezione Castellani, dall'altro fare entrare l'esposizione
di spina, nel contempo portare avanti la struttura con tutte quante le sue sfide, mi sembra che sia davvero un'impresa riuscita. Ma quello che mi ha fatto enorme piacere è vedere tutto questo poi camminare autonomamente, con un impegno di tutto il personale, soprattutto quello di vigilanza e accoglienza, il personale tecnico e quello scientifico, che ha voluto offrire settimanalmente occasioni di approfondimento reali, offrendo gratuitamente visite guidate, tematiche, laboratori gratuiti o con piccolo contributo per i più piccoli, e poi contenuti multimediali, ancora io imperverso con il consenso del direttore sul profilo del Museo di Villa Giulia, perché avevamo realizzato una serie di filmati di approfondimento prima che me ne andassi, che appunto stanno facendo quello che era previsto un po' più tardi, accompagnando questa narrazione, come hai detto tu, non semplificando i concetti, ma cercando di portarli a tutti, perché anche parlare di Erodoto, di Ellanico e di tutte le fonti disponibili, archeologiche, e della tradizione in maniera critica e problematica, è un'impresa che merita di essere spesa per far capire il perché di Dedalo, il perché di Fetonte, il perché dei Pelasgi e tanto di quei miti con i quali metaforicamente gli antichi greci soprattutto descrivevano la loro realtà, andando oltre forse quello che poi l'archeologia è in grado di svelare. Quindi davvero esprimo, come già direttore del Museo di Villa Giulia, tutto il mio apprezzamento enorme per questo grande lavoro di responsabilità che tutta la squadra del museo, diretta da Vincenzo, sta portando avanti con amore e passione, che ormai insomma è un patrimonio condiviso che non verrà mai disperso. E quindi grazie per avermi chiesto di chiudere questo pomeriggio, grazie a Luca per averlo trascorso con noi e grazie a Vincenzo per averlo organizzato. Non so se c'è qualche domanda, è tardi, sono state dette molte cose, però tantissimi spunti. Diciamo che è simpatico che l'ex direttore studioso e io adesso direttore ex studioso ci siamo occupati di questa realtà unica. Mi è piaciuto molto come Luca ha impostato il discorso, ha dato questo quadro, queste pennellate di queste realtà che lui forse non l'ha detto, però borghesi, no? Se si può dire, no, non è una parolaccia, che sono poi mercantili. E con questo demos, che però i modelli di prestigio sono sempre quelli. Io credo che noi dovremmo guardare con meno, più ci penso, più credo che questa ceramica la sottovalutiamo. Perché anche queste forme così gigantesche, tutto così enfatizzato, con queste straordinarie iconografie, questa concentrazione anche nelle tombe dipinte di Tarquinia, ci sono sempre i vasi. Noi non dobbiamo guardare soltanto come degli apparecchi che hanno una funzione, ma c'è tutto quanto il resto. È spina, quindi è unico. E anche questo discorso dei Pelasgi ha funzionato molto bene. L'altro motivo per cui Luca era qui al tavolo e che ha approfondito la questione pelasgica di questi etruschi travestiti da altro, che però funziona non dovunque, funziona lì, a Cerveteri, a Spina, un pochino a Vulci, c'è tutta la geografia pelasgica che ha un senso. Quindi poi in questi schemi sono punti nodali, sono grandi
sì, città commerciali che hanno avuto come le Fiandre, questi posti, sono delle realtà eccezionali. Qui l'enfasi è opportuna perché era così. E forse anche Atene, qui possiamo dare una coloritura a questo particolare, anche la cronologia, se ci sono questi livelli cronologici, vorrà dire che prima ci sono degli scenari, poi ce ne sono altri e via via. Però non voglio riaprire il discorso. Se c'è qualche domanda è il caso di affrettarsi, perché abbiamo già abusato troppo della pazienza del nostro ospite. Bene, allora grazie a tutti e arrivederci alla prossima.